Ciao a tutti, qui Super Lupin 777 e vi do il benvenuto in questa nuova guida su Pokémon X e Y. Nella scorsa guida abbiamo parlato di nature, EV e DV, ed abbiamo visto quanto questi possano influire sulle statistiche dei nostri Pokémon. Ma come far sì che il nostro Pokémon sia perfetto ed abbia cioè sia una natura favorevole che 31 EV nelle statistiche da lui maggiormente utilizzate? Ammetto che a primo impatto questo metodo possa sembrare complicato, ma in realtà è più facile a farsi che a dirsi. Tutto il procedimento ruota attorno alla pensione Pokémon, che, per i nuovissimi giocatori, è un luogo dove potremo depositare a pagamento uno o due Pokémon, dove ce li alleneranno e, se i Pokémon depositati sono di sesso opposto ed appartenenti allo stesso gruppo uovo, la femmina deporrà un uovo contenente un Pokémon della sua stessa specie. Chiariamo quindi anche il concetto di gruppo uovo. È, appunto, un gruppo di specie differenti di Pokémon con la capacità di accoppiarsi per generare uova. Per sapere a quale gruppo uova appartiene un determinato Pokémon, vi basterà fare una breve ricerca su internet. Bene, detto questo, andiamo a vedere come ottenere Pokémon perfetti. Scegliamo il Pokémon che vogliamo ottenere. In questo caso, per facilitare la comprensione del metodo, prenderò come esempio un Onedge. E decidiamo la natura e in quali statistiche dovrà avere i EV massimi. In questo caso natura decisa e 31 EV in PS, attacco, difesa e difesa speciale. Il futuro Aegislash sarà un attaccante fisico, quindi non avrà bisogno di 31 EV in attacco speciale e, essendo molto lento, non ne avrà bisogno nemmeno in velocità. Procuriamoci un Onedge con natura decisa ed equipaggiamolo con lo strumento pietra stante. Questo strumento, infatti, a partire da Heart Gold e Soul Silver, se dato ad un Pokémon alla pensione, ne tramanderà la natura al figlio. Supponiamo che questo Onedge sia maschio. Procuriamoci un Onedge di sesso opposto, un ditto, che può riprodursi quasi con tutti i Pokémon, o anche un Pokémon, nel caso in cui il nostro Onedge fosse stato femmina, appartenente allo stesso gruppo uovo, di sesso maschile. La natura non è importante e portiamo entrambi i genitori al centro Pokémon di Baticopoli per scoprire in quali statistiche abbiano i EV massimi. Supponiamo quindi che il primo Onedge, quello con pietra stante, abbia i EV massimi in attacco e difesa e che l'altro abbia 31 EV soltanto in PS. Quello che dobbiamo fare è equipaggiare il secondo genitore con lo strumento Destin Comune che, nelle versioni X e Y, se dato ad un Pokémon alla pensione, trasmetterà al figlio gli EV di 5 statistiche a caso dei genitori. Avremo quindi la possibilità, in questo caso, che il figlio abbia EV massimi in attacco e difesa, ereditati dal primo Onedge, e in PS, ereditato dal secondo. Grazie al primo Onedge avrà sicuramente natura decisa. Portiamo i Pokémon alla pensione e continuiamo a farli deporre uova, finché non otterremo questo tipo di Onedge. Supponiamo che l'Onedge ottenuto sia di sesso femminile. A questo punto sostituiamo questo Onedge alla madre, quello con i EV massimi soltanto in PS, e avremo quindi alla pensione un Onedge con 31 EV in attacco e difesa, e uno con 31 EV in PS, attacco e difesa. Attenzione, ricordatevi di spostare sul neonato che sostituite al genitore lo strumento Destin Comune. Per avere il nostro Onedge perfetto, tuttavia, ci mancano ancora i 31 EV in difesa speciale. Quindi, armiamoci di Pokéball e catturiamo Onedge fino a trovare uno con EV massimi in questa statistica. Supponiamo che questo Onedge sia di sesso maschile. Torniamo alla pensione e sostituiamolo al padre, quello con pietra stante. Ma, a meno che l'Onedge appena catturato abbia natura decisa, spostiamo la pietra stante sulla madre. Mentre a questo diamo Destin Comune. Continuiamo a fare uova fino ad ottenere l'Onedge con natura decisa e 31 EV in PS, attacco, difesa e difesa speciale. Per accorciarvi il lavoro, suggerisco di scambiare al padre, che ha i EV massimi soltanto in difesa speciale, un figlio che abbia 31 EV anche in altre statistiche oltre che in questa. Facendo così, aumenteremo le nostre probabilità di ottenere il nostro Onedge perfetto.
Un altro trucchetto per velocizzare questo metodo è di tenere sempre in squadra un Pokémon con l'abilità Corpo di Fuoco, che dimezzerà il numero di passi necessari a far schiudere le varie uova. Una volta finito il Pokédex di Kalos, potremo anche ottenere dal professor Platan uno strumento in grado di aumentare le probabilità di trovare uova alla pensione. L'ultimo suggerimento che vi do è di controllare nel vostro Safari Amici se avete un Safari di tipo normale, nel quale è possibile trovare Ditto, poiché, catturandone un numero sufficiente da averne uno con i V massimi per ogni statistica, vi risparmierete il passaggio 6, quello della cattura dell'Onege con 31 IV in difesa speciale. Tra parentesi, se conoscete qualcuno col Ditto nel Safari, contattatemi. Gli ultimi due brevi argomenti della guida sono il trasferimento delle abilità nascoste e le mosse uovo. Se fino a Bianco 2 e Nero 2 era possibile trasmettere al figlio l'abilità nascosta solo se posseduta dalla madre, nelle versioni X e Y potrà essere trasmessa, con minore probabilità, facendo accoppiare il padre, che possiede l'abilità nascosta, con un Ditto. I Pokémon con abilità nascosta possono apparire nelle orde Pokémon, oppure all'interno del Safari Amici. Le mosse uovo sono delle mosse che un Pokémon può prendere solo tramite l'accoppiamento della madre con specifici Pokémon che ne sono a conoscenza. Ad esempio, facendo riprodurre un Dusclops femmina con un Lampen che conosce Malcomune, il figlio conoscerà Malcomune, mossa che non potrebbe apprendere aumentando di livello. Per sapere quali mosse uovo possono essere imparate dal Pokémon che vi serve, vi basterà, anche in questo caso, una breve ricerca su internet. Spero di esservi stato utile anche questa volta. Se così è stato, vi invito a lasciare un mi piace e magari condividere il video. E noi ci rivediamo nella prossima guida. Ciao ciao!